18. Il gioco delle parti. Domanda. Cade un apporto sul pavimento. Cerchio d'oro attraverso Emmaus. Imperator. Questo ultimo viene dalla Danimarca. In questo stesso momento abbiamo dovuto spezzare una piccola statuina in una casa di Copenaghen e tra pochi minuti il ragazzo di 16 anni, che è il proprietario della statuetta, la troverà rotta. Domanda: perché l'avete rotta? Imperator: perché il vostro pianeta è solcato continuamente da una sorta di vera e propria griglia che lo ricopre sfericamente e si è creato un particolare canale positivamente connesso tra un'abitazione di Copenaghen e questa qui. Abbiamo voluto cercare di compiere questo apporto utilizzando una terza via ancora diversa da quelle usuali, in quanto è stato tracciato un vero e proprio canale energetico tramite le due abitazioni. Questo ragazzo, che diverrà successivamente un medium di buon livello, ha cominciato a interessarsi fin da piccolo di medianità e di spiritualità e ora interpreterà la rottura della piccola statua come un vero e proprio poltergeist. Tuttavia noi asporteremo qualche piccolo oggetto a te inutile in questa abitazione e lo faremo comparire in quella casa, in maniera che così sarà chiuso il circuito energetico. Il ragazzo sarà alquanto turbato, ma positivamente. In questo momento sta salendo le scale di un'abitazione a due piani. Questa abitazione è particolare. Io posso svolgere una sorta di psicoscopia d'ambiente tramite lo strumento. Questa abitazione fu addirittura sede, lo sto rivivendo in questi stessi momenti, durante la Seconda Guerra Mondiale, di un comando tedesco. È una casa fortemente energizzata da questi fenomeni e quindi posso rivivere come in un film tridimensionale gli avvenimenti che si svolgono in questa casa. Ora la figura del ragazzo è sovrapposta a quella di un soldato tedesco, che era addirittura un suo lontano parente. Domanda: questo soldato tedesco è un'entità? Imperator: ora sì. Fu ucciso durante la Seconda Guerra Mondiale in un'estrema difesa del bunker in cui Adolf Hitler si era rifugiato. È stato uno degli ultimi a morire. Era un soldato molto valoroso, non crudele, ma molto legato alla sua patria e alla figura di quello che lui riteneva il suo capo supremo, cioè il Führer della Germania nazista. Possiamo capire la sua intenzione, che era comunque positiva, perché dava tutto se stesso per una causa, non tradendola minimamente, fino al supremo sacrificio. Tuttavia, la sua evoluzione morale gli impedì di essere coinvolto in crimini così diffusi in quel periodo molto triste in cui, come tu ben sai, si compì un karma di razze. Il popolo ebraico mi interessa particolarmente perché, come vi ho narrato l'altra volta, al tempo di Mosè e successivamente in Palestina, ho avuto molto a che fare con loro. E ho avuto a che fare anche nell'ultima guerra mondiale con quel fenomeno terribile che furono i campi di concentramento. Ma del resto era inevitabile, per le forti cause mosse contro quelle stesse persone che da carcerieri diventarono vittime con il bilancino supremo della grande giustizia. Tuttavia, questo ciclo karmico continua nella moderna Israele e parte di quei soldati e dirigenti di quel partito nazionalsocialista sono ora reincarnati nel popolo palestinese, soffrendo nuovamente, per l'ottava volta consecutiva, il gioco delle parti. Domanda: perché per l'ottava? Imperator:
perché tante sono state le volte che si sono scambiati i ruoli gli stessi attori nella storia. Un po' alla volta, alcuni di loro si rendono conto dell'assoluta stupidità del gioco della vendetta e rompono il ciclo terminandolo, semplicemente rinunciando alla loro vendetta personale nell'incarnazione successiva. Ogni volta succede, e questo tende a esaurire il fenomeno, che ora si è dimezzato rispetto a quello iniziale, che iniziò addirittura 7.000 anni fa in uno scontro di tribù preistoriche. Domanda: in altri luoghi è stato detto che il popolo ebraico sta esaurendo il suo karma, è vero? Imperator: sì, anche se non lo ha ancora esaurito. In realtà, quando parliamo di popolo ebraico, non ci riferiamo soltanto alla nazione di Israele. Ci possono essere anche altre forme in cui questo karma viene sviluppato. Domanda: per esempio? Imperator: ad esempio è molto utilizzata la nazione della Francia, in cui diversi membri del popolo ebraico subiscono gli effetti di un razzismo che devono comunque sperimentare. Domanda: anche nella civilissima Francia? Imperator: certamente, ma anche in altri punti del mondo. Domanda: in Italia non mi sembra. Imperator: è molto limitato. Tuttavia è avvenuto e avverrà anche qui nella vostra città. Comunque è una storia antichissima, uno dei primi scontri tra gruppi di esseri umani che si sono letteralmente inseguiti in un girotondo storico nelle diverse epoche. Il meraviglioso fenomeno della rinuncia della vendetta produce una sottile e profonda vibrazione benefica in tutti gli spiriti che possono percepirla. Quando un membro di questo gioco rinuncia alla vendetta perché è venuto il suo turno, si prova un grande piacere a livello spirituale, sia per il membro che si libera, finalmente passando la mano, sia per il risuonare di vere e proprie colonne eteriche fino agli strati più alti. La rinuncia alla vendetta è una delle forme più elevate di conoscenza e sapienza e produce un grande sviluppo, uno dei pochi che può far avvenire un salto di quello che voi avete chiamato sentire durante la vita di un figlio o di una figlia incarnati. Il fenomeno avviene costantemente. In questo momento, nella martoriata terra palestinese, ogni giorno un ebreo o un palestinese rinuncia alla sua dose di vendetta, liberandosi definitivamente dal ciclo. Chi invece non sa rinunciare accumula gioiosamente karma sulle sue spalle ormai pesantissime e non attenderà altro che morire per scambiarsi di ruolo. Sono prigionieri del gioco della vendetta, uno dei peggiori, ma anche uno dei più meravigliosi per donare conoscenza. Domanda: conoscenza nel senso di coscienza? Imperator: esattamente.